Dica questo al presidente Van Rompuy. E poi chi è questo Van Rompuy? Chi lo ha eletto? Io so che lei, signor Letta, lo conosce, perché anche egli, guarda caso, è parte del club Bilderberg. Ma sappia che i cittadini italiani non sanno per nulla chi sia e da dove venga questo personaggio, che non è mai stato eletto in nessuna elezione nazionale e presiede un organismo che condiziona gran parte delle scelte dei cittadini d'Europa e di tutto il mondo. Si ricorda il tormentone "ce lo chiede l'Europa"? Bene, allora dica a Van Rompuy che glielo chiede l'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia rifiuta il meccanismo europeo di stabilità, un mostro giuridico e anticostituzionale. Dica da parte nostra che riteniamo questa politica di scatole cinesi, austerity, fiscal compact, patto di stabilità, non essere la politica dell'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia ha bisogno di visione politica e non di riforme imposte dall'Europa come egli stesso auspicava. Dica che in merito all'evasione fiscale ci prenderemo subito gli 80 miliardi evasi dal circuito delle slot machine. Dica che sigleremo convenzioni in favore della trasparenza bancaria con i paradisi fiscali di tutta Europa, che generano evasione per decine di miliardi di euro e con i quali siamo stati sempre fin troppo tolleranti se non protettivi. E dica anche, visto che c'è, dica che ripristineremo il reato di falso in bilancio. Signor Letta, signor Letta, lo sappiamo. Deputato Sibilia, si rivolga al Presidente del Consiglio in maniera appropriata. Io ritengo che il signor Letta sia un signore. Comunque, lo sappiamo che lei non dirà mai nulla di tutto questo a Van Rompuy, ma non per una questione di coraggio, perché quello forse, se è lì dov'è, non le manca, ma perché da oltre 15 anni l'Italia che avete costruito voi partiti, PD e PDL, ormai modello unico, è diventata un servile scendiletto dei banchieri di tutta Europa. Sappia, Presidente Letta, che i cittadini italiani qui fuori vorrebbero che lei dicesse ciò che abbiamo suggerito noi. Adesso pensi a quello che ha in mente di dire lei domani e ne tragga le sue conclusioni. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto credo che noi dovremmo lasciare adesso il campo agli artisti che devono suonare, quindi ancora due minuti e poi stiamo zitti, così loro possono cominciare il loro spettacolo. Volevo solo dire, a proposito del signor Letta, che il signor Letta è colui che pochi giorni dopo l'elezione di dopo la nomina da parte del signor Napolitano di Mario Monti come Presidente del Consiglio, il signor Enrico Letta ha mandato un pizzino, come quelli di Rina, vi ricordate Totò Rina? Ha mandato un pezzettino di carta dove c'era scritto: caro Mario, dimmi se posso fare qualcosa per aiutarti in modo ufficiale o in modo non ufficiale, fammi sapere come posso essere utile a te e al tuo governo, e intanto ti dico che tutto questo mi sembra un miracolo. Ma io vorrei capire, ma visto che Monti è andato lì in un'Italia disastrata, ma di quale miracolo stava parlando secondo voi Enrico Letta? Forse del fatto che Mario Monti inaspettatamente è diventato Presidente del Consiglio, perché l'ultraottuagenario Napolitano l'ha fatto diventare Presidente del Consiglio senza che nessuno gliel'avesse chiesto e neanche l'avesse votato. E quindi Enrico Letta non gli sembrava manco vero, ci paria, che Monti fosse finito lì. E già lui sapeva, visto che fa parte del gruppo Bilderberg, che alla prima occasione lui sarebbe diventato il successivo Presidente del Consiglio, come puntualmente è avvenuto. Infatti, appena Monti è stato costretto a lasciare, chi è che è diventato il Presidente del Consiglio? Tocca e caso, Enrico Letta, che ha partecipato alle riunioni del gruppo Bilderberg insieme a Monti, a Draghi, a Lilli Gruber e ad altri nelle precedenti edizioni. Quindi questo è il signor Letta che manda i pizzini a Mario Monti, questo è tutto un dato documentato, io non mi invento niente. Se andate su Google, o come dice il caro Silvio, Google, e mettete pizzino Letta Monti, lo trovate, c'è lì, perché un fotografo, un eroe, ha fatto la fotografia con un teleobiettivo a questo documento e si legge perfettamente, esattamente più o meno quello che ho detto prima, questo pizzino di Letta a Monti. Bene, io a questo punto abbiamo promesso che per le 10:30 avremmo lasciato campo libero per gli artisti. Certo, giustamente Enzo, sono le 28, quindi ancora due minuti.
Allora, vorrei dire qualcosa sul MUOS. Allora, voi sapete che nella base militare già presente da diversi anni a Niscemi, a pochi chilometri da qui, stanno aggiungendo a delle antenne che già sono in esercizio da decenni e che ci stanno ammazzando tutti quanti, o meglio vi stanno, perché io abito in Lombardia, comunque voi che siete ancora qua, da decenni ci sono delle antenne che emettono delle onde delle onde elettromagnetiche molto pericolose. Bene, gli americani non sono mai contenti, vogliono telepilotare i loro droni, gli aeroplani non pilotati da persone, ma appunto via computer, via onde elettromagnetiche, e per fare questo hanno bisogno di installare delle nuove antenne paraboliche che attraverso i satelliti possono pilotare questi aerei. Bene, dove hanno fatta questa, dove vogliono farla? Ce ne sono altre due o tre in tutto il mondo, una in un deserto in Australia, altre sono in altre zone desertiche, gliene serviva una nel Mediterraneo. Dove la facciamo? La facciamo a Niscemi, tanto che non ne fu tagliati dai siciliani, e quindi a Niscemi pensano di fare questa base. Allora, il signor Rosario Crocetta, che tutti hanno acclamato come presidente della regione Sicilia, è stato costretto all'inizio della sua legislatura dai deputati del Movimento 5 Stelle a prendere una posizione chiara contro il MUOS. Perché? Perché se non l'avesse fatto il Movimento 5 Stelle non avrebbe dato il voto al documento, diciamo, di programmazione economica, la specie di finanziaria che fanno a livello regionale. A questo punto, grazie a questo, diciamo, ricatto politico, Crocetta e tutta la giunta sono stati costretti a prendere una posizione chiara e netta contro il MUOS. Però è stato un fuoco di paglia, perché è bastato che il Ministero della Difesa facesse un gesto, diciamo, intimidatorio, dicesse non si può fare questa cosa, deve continuare il MUOS a essere costruito a Niscemi, e allora ecco che Crocetta, che aveva revocato le autorizzazioni che erano state date da Lombardo per la costruzione del MUOS, ha revocato la revoca, quindi ha ridato praticamente agli americani l'autorizzazione a costruire questa base, nonostante ci fosse una sentenza del TAR che avesse detto che i lavori dovevano essere bloccati. Questo è quello che ha fatto il signor Crocetta, che molto probabilmente, se non cambia idea immediatamente alla velocità della luce, subirà una mozione di sfiducia da parte del Movimento 5 Stelle in Sicilia, perché ha tradito quello che lui stesso in campagna elettorale aveva promesso, cioè quello di opporsi a questo mostro che sta sorgendo, anzi che si sta ampliando, perché esiste già a Niscemi, a pochi chilometri da qui. Bene, questo è un riassunto, perché prima c'era un signore che dice di essere di estrema sinistra, che poi mi dovrebbe spiegare cos'è l'estrema sinistra in Italia, che il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente sia a livello regionale che a livello nazionale. In questi pochi minuti vi abbiamo mostrato quello che fa il Movimento 5 Stelle con atti concreti, discorsi alla Camera, discorsi alla Regione. Più tardi, magari, quando il concerto avrà fine, vi faremo risentire l'intervento di Giancarlo Cancelleri, che ha fatto a Palermo all'Assemblea Regionale Siciliana ieri o ieri l'altro? Ieri. Bene, per il momento ci zittiamo, ringraziamo gli artisti, a voi la linea, e se volete noi ricominciamo a possiamo chiacchierare senza microfono, se vi avvicinate noi qui possiamo continuare, ma senza microfono, altrimenti disturbiamo la musica. Grazie. Allora, cari amici che ci seguite in diretta, noi siamo qua, noi non ce ne andiamo, però non possiamo più usare il microfono perché, come abbiamo detto all'inizio, il comune ci ha dato l'autorizzazione in questa piazza, nonostante a 20 metri ci fosse già organizzato un altro evento altrettanto rumoroso, anzi forse più rumoroso di noi, perché lì proprio è proprio musica live. Quindi a questo punto, se qualche cittadino vuole parlare con noi senza urlare, senza microfono, noi siamo disponibili, altrimenti ci fermiamo per il momento e riprendiamo dopo. E mi sa che ci fermiamo, perché in effetti che poi mi chiedo, ma questi chi che suonano, ma per chi suoneranno, visto che la piazza comunque è vuota? Ecco, ve la facciamo vedere. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica per loro stessi, anche per noi, perché ho visto prima il sound check, sono bravi, suonano bene. Quindi, cari amici, io non sono in grado di dirvi se e a che ora torneremo in onda. Adesso vediamo, ecco, vedo che gli artisti hanno preso gli strumenti in mano, quindi fra poco comincia la musica. Magari vi faccio ascoltare un pezzo. Ma sì, dai, te lo facciamo ascoltare un pezzo. Dai, allora stacchiamo qui la batteria. Questo lo posso lasciare qua? Sì, tranquillo. Cioè no, nel senso che però gli dai un occhio se lo lascio. Sì, allora andiamo a vedere questi artisti.
Cominciate? Noi abbiamo smesso di fare casino lì, Cominciate subito. Quanto dura? 2 orette, penso. 2 orette? Ammazza. Complimenti, va bene. Che musica fate? Pop rock. Pop rock, dai. Vi mando in diretta, ci sono 60 persone che ci ascoltano in diretta. Più di quelle che sono in piazza. Dai. Come? Il pezzo non conta. Il primo pezzo non conta. Ok.